Il ramo della ricerca di cui ci occupiamo, io e i miei collaboratori all'interno del più generale quadro del progetto Covimedia, si occupa in particolare dell'analisi dei flussi di comunicazione su Facebook relativi alla sezione commenti propria di ogni notizia pubblicata su questo social network in relazione al coronavirus dei principali quotidiani. E la ragione per cui abbiamo scelto Facebook è perché rispetto a altre piattaforme ha un pubblico compiutamente trasversale, che taglia le generazioni, taglia le classi sociali e quindi ci pare restituire una fotografia del paese più vicina alla realtà di quella di altre piattaforme analoghe. Una prima importante considerazione da fare che emerge dal nostro materiale è la costante sensazione di spaesamento che il pubblico sembra sperimentare in questo momento. Questo tipo di spaesamento ha come radice naturalmente la criticità della situazione in cui ci troviamo a vivere in questo momento, ma anche il continuo overload informativo in cui il soggetto si sente inserito, non solo si sente inserito, ma si inserisce su a sponte. Quindi troviamo moltissimi riconoscimenti da un lato di questa continua necessità e bulimia informativa di numeri, cifre, interpretazioni, modelli, consigli, raccomandazioni, e dall'altro abbiamo questo continuo riconoscimento del fatto che trovare un senso in tutto questo materiale è una sfida per il soggetto assolutamente importante. Ora, l'ansia che emerge da questa situazione di sbilanciamento, di spaesamento, porta il soggetto chiaramente a ricercare sul mercato dell'influenza paradigmi interpretativi e frame interpretativi che siano forti, totalizzanti, che comprendano chiaramente un'origine del fenomeno, proiettino il fenomeno nel futuro facendoci capire dove sta andando e contengano anche una serie di raccomandazioni rispetto a cosa fare. In questo momento quindi vediamo i soggetti passare con estrema disinvoltura da un frame interpretativo all'altro, al suo opposto, nel giro di un giorno o due, semplicemente spinti da questo desiderio, da questa necessità di frame interpretativi forti che sul mercato dell'influencing attualmente per la verità sembrano scarseggiare. In questo senso vediamo quindi tutta una serie di player del mercato dell'influencing acquisire, dilapidare fortune di capitale reputazionale nel giro di pochissimo tempo. Per quello che riguarda la natura di questi flussi e i contenuti di questi flussi, siamo naturalmente in una fase ancora preliminare dell'interpretazione, rispetto alla quale però possiamo già individuare alcune direzioni di fondo. La prima è la metafisica della malattia, ovvero la ricerca di un'origine, e qua tra i due frame interpretativi principali abbiamo quello che vede la malattia emergere come un risultato dello sbilanciamento radicale del nostro rapporto con la natura, immagine epitomizzata dal pipistrello usato per fini alimentari al mercato di Wuhan. E dall'altra una molto diffusa interpretazione di tipo completamente metafisico religioso con l'epidemia come punizione divina rispetto ai comportamenti dell'essere umano e la conseguente call to action che invece ha, se la prima cornice è una call to action di tipo ecologico, la seconda è una call to action di tipo completamente religioso, quindi con la preghiera che è effettuata online e così via, le richieste di conversione e così via. Secondo elemento è l'economia dell'epidemia, quindi abbiamo da un lato tutte le ansie relative agli impatti economico-sociali del fenomeno e le varie categorie professionali che portano le loro istanze. Dall'altro abbiamo la riflessione rispetto alle misure, all'entità delle misure messe in atto dal nostro e da altri governi in chiave comparativa. Il che si collega al terzo grande punto, uno dei più fertili, che è la geopolitica del conflitto, ovvero la ricerca e l'enunciazione degli alleati e avversari del nostro paese in questo momento storico.
E qui questa direzione è segnata in maniera particolare da un continuo slittamento dei paesi da una casella all'altra, per cui nel giro di pochissimi mesi abbiamo, in pochissime settimane per la verità, abbiamo la Cina che passa da rivale e nemico e origine del male a salvatrice, e questo, in particolare questo slittamento che fa il paio con quello degli Stati Uniti, che invece slittano da alleati a avversari, a pagare lo scotto di questa nuova preminenza della Cina nella geopolitica della malattia è naturalmente l'Unione Europea, che soffre terribilmente quelle che vengono largamente percepite come inefficienza. Inoltre abbiamo un aspetto relativo alla partecipazione patemica al dolore collettivo, quindi tutta una serie di esibizioni della sofferenza rispetto ai morti, ai feriti. Dall'altra abbiamo una rabbia che bolle neanche tanto sotto traccia, e anche questa trova rappresentazione scenica continua. E infine abbiamo un elemento di sociologia dell'epidemia, quindi abbiamo il pubblico che si chiede cosa è successo ai gruppi sociali, agli strati sociali della nostra società. E qui abbiamo anzitutto la segmentazione della popolazione fra gruppi sociali in torto e gruppi sociali non in torto. E questo gruppo dei gruppi sociali, dei soggetti in torto, continua a cambiare di confine. All'inizio era completamente etnicizzato, il problema erano i cinesi, gli immigrati cinesi e chi era entrato in contatto con la Cina. Poi man mano è andato ampliandosi rispetto a tutta una serie di pratiche portate avanti nel quotidiano da vari soggetti, è arrivato ultimamente a includere i runners piuttosto che la gente che non mette la mascherina fuori e così via. È un continuo riassettarsi della società e il soggetto continua a riposizionarsi rispetto ai gruppi sociali che sono immaginati essere in torto rispetto a ciò che sta accadendo, che possono essere chiamati in causa come corresponsabili. In sostanza, scusate, dall'altro lato rispetto a questa sociologia dell'epidemia abbiamo invece la glorificazione di una serie di soggetti, in particolare quelli appartenenti al sistema sanitario, in un grossissimo reversal della rappresentazione del nostro sistema sanitario nazionale, e con una glorificazione di queste figure che in Italia normalmente ha investito soltanto le forze dell'ordine storicamente. Quindi complessivamente quello che si vede è uno stato di grande angoscia che porta il soggetto a ricercare frame interpretativi forti e totalizzanti. Come questi frame interpretativi totalizzanti e forti sul lungo periodo, o perlomeno sul periodo di durata di questa epidemia, riorienteranno l'opinione pubblica rispetto alla politica interna e estera del paese, è quello che andremo a osservare poi nelle fasi successive di questa nostra ricerca.